benvenuti in questo nuovissimo video da una Gloria struccata post maschera. Vi faccio il video su vi faccio questo video perché volevo provare, dato che mi devo truccare, un nuovo fondotinta di neve. Credo di essere l'unica sulla faccia del web a fare questo video così tanto in ritardo. I know! Però siccome non l'ho ancora provato, ve lo giuro, ho due fondotinta bellissimi che sto utilizzando tutti i giorni, che sono il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani. Fatemi sapere se volete il video su questo fondotinta che ho usato tanto, e anche di questo fondotinta qua di NARS, che è il Natural Radiant Longwear Foundation. Perché non riesco a parlare? Perché che problemi ho io? È entrato nella cerchia dei fondotinta preferiti della Fair. Anzi, ne proviamo due. Infatti non so perché, non ci ho pensato prima. Al massimo ho la faccia di due colorazioni, di due tette diverse, di due texture diverse, e questo qua è quello nuovo di Pupa, mi è arrivato proprio oggi, l'Extreme Cover fondotinta alta copertura, zero imperfezioni con SPF 15. Sono due fondotinta completamente diversi, perché uno credo sia fluido, questo qua liquido, e quest'altro è invece in stick. Mai provati i fondotinta in stick? Cioè sì, ne ho provato uno di NYX, non mi era dispiaciuto, molto naturale. Ma sono diversi anche per il prodotto in sé, perché dovrebbe essere completamente naturale, almeno Neve fa tutte le cose super iper naturali, quindi farò metà faccia di un fondotinta e metà faccia di là dell'altro, e vediamo. Allora, le colorazioni sono 2, 4, 6, 8, 9 colorazioni. Ci sono tantissimi chiari e alcuni un po' medi, non ci sono scuri e scurissimi. Infatti mi dispiace di questa cosa, sia per chi ha il colorito di pelle un po' più scuro, un po' più abbronzato, un po' più scuro, e non è muro, la gente non è sempre tutta quanta muro, come la sottoscritta, cadavere, fantasma, emoji con fantasma, bacio, ciao, kiss, mua. Sarebbe stato bello anche provare quelli scuri per utilizzarli come stick da contouring. Io non ho ancora capito se si dice contouring o contouring, vabbè, è troppo aranciato forse. Comunque, a quanto ho capito, perché ho visto anche gli altri video, si fa così, no, per far uscire il prodotto, però da questa parte c'è una spugnettina che non so se utilizzare, perché non mi ispira molto. Trovo sia poco pratica, a meno che non dobbiate mettervi il fondotinta quando andate da qualche parte, quindi dovete ritoccarvi, ok, avete tutto in uno. Però visto che a casa abbiamo io ho mille mila pennelli, anche molto performanti, vorrei tanto utilizzare un pennello o una spugnetta. Mi sono innamorata di questo pennello, bellissimo, lo so, è sporco ma l'ho lavato, l'ho usato solo oggi. Ma perché sono tutti arancioni? Sono molto scuri, gialli, in videocamera non rendono, ve lo giuro. Vabbè, stenderò questo che si avvicina al colore della mia pelle. Quindi vado a... è molto dura come texture, appunto essendo in stick. Però se ne usa parecchio, quindi non credo duri tanto come fondotinta. Avevano ragione anche i video delle altre persone che ho visto. Guardate i pori. Scusatemi la febbre, non so, non sono al massimo della... sono anche raffreddata. Però io mi diverto troppo per i video, anche se sono raffreddata, quindi sorbitevi la mia brutta faccia. La coprenza è molto bella. Adesso che l'ho steso, sembra quasi che si sia ossidato. E il colore potrebbe andar bene. Io odio i fondotinta che fanno questa cosa, però ce ne sono molti in commercio, quindi dobbiamo accettarlo. Infatti, se comprate dei fondotinta che non siete sicure se il colore... cioè, a me è capitato di comprare o ricevere fondotinta che una volta provati sembravano top, poi andavo in giro ed ero gialla o arancione perché si ossidavano o troppo scura. Questa è un po' una pecca, infatti vi consiglio, prima di acquistare qualsiasi prodotto, fondotinta così, provatelo, anche i correttori. Io odio i correttori che diventano tipo ocra, ma perché? Se io l'ho preso di quel colore, che mi serve di quel colore, si deve ossidare. E uscite di un altro colore, un palumpa. Però è bellissimo. Oddio, la stesura sembra... cioè, già fatto. Wow. Dal vivo non è il massimo, in videocamera è favoloso, favoloso. E quindi state attenti, provatelo, fatevi dare magari dei campioncini, così da essere sicure di non spendere soldi, perché comunque i fondotinta costano. Se prendete anche quello low cost, comunque ci spendete soldi, non bisogna buttare soldi, quindi scegliete bene. E allora, non voglio rovinare, cioè non voglio strapazzarlo troppo, perché sulla mia pelle, essendo molto secca, si sta già dividendo. Questa cosa non mi piace molto. No, noto che c'è il pigmento che mi sta andando tipo in giro a righe, a rigoni, a rigatoni. No, non lo so. Non so neanche come si comporta all'esterno.
Diciamo che ve lo consiglierei per i video, perché guardate che flawless. Per i video è fantastico. Cioè, io mi sto guardando lì, ok, che ancora non vedo bene in HD nel mio schermo del computer, però non dal vivo. Proviamo quello di Pupa da questa parte. Hanno anche mandato i correttori. Abbiamo due correttori. Io già scarto questo e prendo questo, perché voglio provare anche il correttore. Ve l'avevo detto che avrei fatto questo video su Instagram, quindi sorbite, sorbite, sorvillo! Sorbitevelo, accettatelo. Non ho una spugna, come lo stendo il correttore? Ok, uso sempre un pennello di neve, oggi tutto neve. Ve lo giuro, non lo sto facendo apposta. Cosa sto facendo? Di qua, proviamo. Wow! Che coprenza! Anche questo arancio giallino, ma spegnerebbe le occhiaie, quindi super approvato. Se sopra poi stendete il fondotinta o un altro correttore illuminante, questo non è affatto male. Anche io ho le occhiaie abbastanza scure, molto scure, non abbastanza. Cercavo di essere carina con le mie occhiaie per non offenderle, ma no, io sono molto scura e devo dire che non è per niente male. E rimane idratante, cioè non è secco, e sulle mie occhiaie pelle secca sembrerebbe top. Io non ce la faccio, comunque stavo chiudendo il tappo così, vabbè. Adesso andiamo a stendere il fondotinta da questa parte molto molto arrossata. Proviamo la 10 perché sembrerebbe la più chiara che mi hanno mandato. Ringrazio tra l'altro Pupa per l'invio di questi prodotti. E sembrerebbe giusto. Oh mio Dio! No vabbè, forse ne ho messo troppo. È pigmento puro. Il colore è un po' più grigio di questo ed è la tonalità 10, quindi credo la più chiara. Sì, è un po' più grigio, si nota. Non so se voi lo notate, io lo noto tantissimo. No, ti prego, non ti ossidare, per favore, non ti ossidare. Ha un profumo però buonissimo. Il fondotinta Pupa, questo è già il secondo che provo. Avevo un po' di maschera qua, scusate. È già il secondo che provo ed è profumatissimo. Questa è la stesura del secondo. Entrambi sembrano del colore giusto, non si sta ossidando, dai, va bene, ho trovato un compromesso. Ditemi se vedete differenza voi. Tra l'altro di qua ho la luce un po' più spostata, quindi sembra che ho il contouring, in realtà no, è la luce che mi fa ombra, cioè la luce che non c'è che mi fa ombra. E questo rimane molto più luminoso, un po' più sheer, umidiccio e appiccicoso. Questo invece toccarlo, no, questo qua invece no. Cioè devo proprio pigiare per far sì che rilasci il prodotto. Questo qua è il Pupa e questo qua è neve. Come vedete io li ho pigiati entrambi e guardate la differenza. Non lo so se lo fisserei questo, perché mi ho fatto un po' di righettino. Ho paura che con la pelle secca, se lo vado a fissare, mi accento a tutte le mie cose. Mentre questo sì, lo fisserei sicuro. L'unica pecca è che mi sta accentuando tutte le cicatrici acneiche, che normalmente con questi due fondotinta non succede. Sono fondotinta di un altro livello, high cost, anziché questi che sono low cost. Ovviamente hanno prestazioni differenti, però per essere comunque low cost o comunque medi, non sono affatto male. Coprenza medio-alta, con quello di neve potete andare su e stratificarlo quante volte volete per avere effetto... Oh mio Dio, non ho il fondotinta, no! Sì, ce l'hai. Mentre di qua, se volete caricarlo, stessa cosa, però è un po' più omogeneo. Cioè, lo vedo proprio più omogeneo questo rispetto a questo. E rimane molto più idratante per la mia pelle, forse anche meglio. Quindi, queste sono il mio try on fair. Fatemi sapere se questo on fair skin, on fair lips, on fair ass in a first class, what is the best? Leave a comment. Fatemi sapere se questo video vi è tornato utile, insomma se avete una tipologia di pelle simile alla mia con queste stesse problematiche. Questo è quello che penso. Ovviamente ogni pelle è diversa, ogni cosa di ogni persona risulta diversa per ogni tipo di pelle, e dipende anche che cosa dovete fare, se state in ambienti caldi o in ambienti freddi, se sudate, tutte queste cose qua. Infatti questa è la mia opinione, però può piacere tantissimo, può non piacere affatto questo fondotinta, quindi niente, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio, ovviamente se questo video vi è piaciuto fatemi un bel mi piace, fatemelo sapere e lasciatemi un commentino. E noi ci vediamo al prossimo video e basta, ho finito, ciao!